già fatto diversi post sui social su tutto quello che concerne il mondo dei comandi vocali. Addirittura uscirà poi un mio articolo su una rivista su cui scrivo. Insomma, la richiesta di opinioni, di informazioni su quello che concerne il mondo dell'interconnessione tra i sistemi di sicurezza e i comandi vocali, nella fattispecie quelli che possiamo eseguire tramite Google Home, Alexa in tutte le sue versioni, o Siri, perché non dimentichiamoci c'è anche l'assistente vocale di Apple, è una richiesta pressante in questi mesi. Perché? Perché tutto sommato nel giro di poco è comparso un Google Home o un Amazon Alexa in ogni famiglia, e quindi c'è la volontà di dire usiamoli anche per qualcosa di più che non siano i Sonoff, le lampadine della Philips, quelle intelligenti, o tutti questi prodotti che i nostri clienti potrebbero comprare tranquillamente su Amazon e configurare da soli. Perché c'è da dire che l'interpolazione tra Google Home e questi oggetti, o tra Alexa e questi oggetti, è veramente facile. Io ho provato anche la app casa di Apple, come voi sapete io sono abbastanza un fanatico di Apple, anche quella scannerizza i QR code e funzionano. Quindi tutto sommato, a che cosa serviamo noi? A che cosa serve un installatore? Se questi prodotti sono così facili, è chiaro che poi la domanda, la richiesta cala su sistemi più complessi, dove allora interveniamo noi. Che cosa possiamo fare per interfacciare il mondo della sicurezza con i comandi vocali? Sicuramente tutto parte da un Raspberry su cui andiamo a installare un hub domotico. Io ho posto particolare attenzione a Domotics, ma ce ne sono tanti altri. Qualcuno di voi mi ha scritto Assio, c'è Open Hub, ce ne sono tantissimi. Ci sono dei forum anche in lingua italiana dove si parla solo di questo, anche se le migliori informazioni, devo dirvi la verità, sono su forum in lingua inglese. E ognuno di noi può dilettarsi in mille esperimenti. Io personalmente qualche settimana fa ho fatto girare un breve video dove faccio muovere le uscite di una integra tramite i comandi vocali con Google Home, ma ribadisco e lo voglio anticipare tutti, non è niente di speciale. Non ho scoperto l'America, non ho inventato l'acqua calda, anzi devo dirvi la verità, devo ringraziare in particolar modo due persone, ora non le nomino perché magari non hanno piacere, che mi hanno trasferito buona parte delle loro competenze e poi io le ho applicate per questo tipo di cosa. Per cui Raspberry e Domotics, oppure Raspberry Open Hub. Di recente ho scoperto che Domotics gira anche su Synology, perché effettivamente la mia riserva a vendere un Raspberry è proprio la stabilità del Raspberry stesso, e potendolo far girare anche su un Synology, una cosa mi tranquillizza maggiormente. Detto ciò, è sicuro secondo voi interfacciare un sistema di controllo vocale aperto con un sistema di sicurezza? Secondo me no, io non lascerei mai le possibilità di inserimento, o peggio ancora di disinserimento, al sistema di comandi vocali. Gli posso dire al mio allarme: alza la tapparella, accendi la luce, controlla se tutte le finestre sono chiuse. Ecco, questi comandi magari potrebbero essere veramente utili e comodi, ma inserisci e disinserisci l'allarme devono essere per conto mio possibilità che non sono aperte. Una persona mi ha chiesto: ma se c'è un impianto di grado 3 e ci lo apro a questo tipo di controlli vocali, perdo la certificazione? Non lo so, e devo dirti la verità, neanche molti miei fornitori mi hanno saputo dare una risposta veramente esaustiva. Come al solito su queste cose c'è sempre un po' di fumo. La mia opinione è sì, la perdi, cioè apri verso un mondo ignoto. Ricordatevi anche che prima di vendere queste piattaforme, sono piattaforme open source, oggi ci sono, domani non ci sono, per cui bisogna anche capire bene. Per esempio, a me una cosa che piace di Domotics è che comunque l'80% di quello che fa lo fa con quello che ha a bordo sul Raspberry, per cui anche se una mattina sparissero, sì, non avrei più sviluppo, ma la struttura di base rimarrebbe in piedi, e i controlli vocali vengono gestiti invece da un servizio a pagamento, anche se costa due noccioline, che mi fa pensare che sia sostenibile nel tempo. Per cui molto bello, compratevi un Raspberry, cominciate a giocare, cominciate a provare. Per la mia personalissima opinione, la vendita di questo prodotto al nostro cliente finale per adesso andrebbe confinata alla domotica. Io sapete che uso questo termine sempre con molto rispetto perché non ne capisco niente, ma
mi perdoni chi è esperto, veramente intendo proprio per le funzioni di accensione luci, movimentazione tapparella e automazione in genere. Per adesso l'interpolazione con accensione e spegnimento la limiterei ai nostri esperimenti personali. Mia opinione, io sono un entusiasta di questi prodotti, sono un entusiasta e ci sto investendo tempo, denaro e fatica nel capirlo, però bisogna fare le cose con i giusti step. Ciao.